Questo programma è offerto da Leanza Nocillo, unico e inconfondibile dal 1890. Granoro, terra di passione, cultura e tradizione. Fratelli Argenio, l'arte del pane, secondo tradizione. La città digitale, design che lascia il segno. Vieni a scoprire il Natale Perugina. Salumificio Corte Buona, carpaccio di bresaola della Valtellina IGP. Martini, autore di sapori. Parmacotto, il benessere si compra in fette. Rovagnati, i nostri prodotti tipici. Salumi Villani, arte di famiglia dal 1886. Bonduel, Speck Citterio, Tarallini Feudo Dauno. Nuova Boschi, dall'amore per l'arte al buon sapore della qualità. ECR SAT, soluzioni e tecnologie per il tuo negozio. Bentrovati a Sfida ai Fornelli, buon anno a tutti, è la prima sfida del 2014, stiamo avendo come sempre un grande successo, l'ultima puntata ha visto come avete potuto osservare sul canale Teledauna, Nico Palatella perdere, però vincere diciamo alla fine la gara di solidarietà grazie a Teleton. Oggi ancora una volta ci sarà un VIP contro una cliente dei 19 supermercati Convi. Nel caso dovesse vincere la cliente o il cliente, oggi una donna, questo buono spesa di 100 euro potrà essere utilizzato proprio ai supermercati Convi. Nel caso dovesse vincere il VIP potrà devolvere questa somma in beneficenza ad un'associazione o ad una famiglia bisognosa a sua scelta. Andiamo subito a conoscere la prima concorrente. Benvenuta signora Silvana Carrozza da Foggia. Da Foggia. Guardate che bustona che ha portato. Sì, però diciamo è tutto il pieno della busta, però in sostanza è un contenuto abbastanza ridotto. Si è mantenuta nei 5 euro. Ma noi lo vedremo. Vediamo che Posso? Cosa ha comprato. Sì. Allora, queste sono delle tagliatelle all'uovo emiliane Barilla. Pelate, De Santis. Beh, le proporzioni certo, ci sono. Il latte del giudice, quindi De Santis, sì. Barilla ovviamente è di Parma, ma De Santis e del giudice sono roba nostra. Locale. Ecco, la farina 00. Delle uova. Ecco, mamma mia, facevamo la frittata. Stavamo per fare una frittata, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo salvato le uova. Ecco qui. E poi c'è del tritato. Ecco, c'è un altro uovo. E poi la carne tritata, ecco qua, vitellone tritato. E un po' di parmigiano reggiano. Vediamo lo scontrino. Ah! La signora è una madre di famiglia, certo. È una madre di famiglia perché si è mantenuta perfettamente. Ho cercato di ridurre il più possibile. E ha fatto benissimo, 4,82 euro, fantastico. Brava. Ha comprato, allora, cotto parmacotto, del giudice latte, no ho sbagliato io lo scontrino, del giudice latte, vitellone, De Santis pomodori con taglio prezzo 10 centesimi in meno e lo sconto Fidelity, anche la Fidelity Card della signora, parmigiano reggiano, tagliatelle emiliane 2,23 euro, totale 4,82 euro, fantastico, ecco, è un signora. Pranzo un po' che va bene a tutti, è un pranzo, una spesa che vedremo, non si spende con questa economia che c'è, vedremo tra un pochino cosa ci preparerà la signora Silvana. Signora Silvana, cosa ci prepara oggi di buono? È un bel primo piatto, faccio le crepe alla parigina. Alla parigina, sì, quindi niente piatti locali? No, niente locali. Noi siamo internazionali. Sì, infatti. E siccome è una cosa che mi porto dietro da tempo, è una cosa di tradizione di famiglia. Perché? Allora vogliamo sapere. Sì, come no. Perché mia madre era un pranzo che lei adorava e quindi è una cosa che io porto con me, anche perché adesso non ci sono più e quindi quando faccio questo pranzo ricorda per me, ricordo molto. Lei per chi cucina?
Io cucino per i miei figli. Per i suoi figli. Come si chiamano? Ricordiamo, perché li dobbiamo sempre salutare. Sì. Uno si chiama Siro, Siro Marasco e l'altro Luca Marasco. Ah, allora, Siro Marasco, sì. Siro Marasco, Luca sì. Marasco non lo conosco, ma Siro Marasco mi sembra di ricordare certo. che sia del nostro ambiente. Certo, come tra l'altro, le voci di molte pubblicità della televisione sono legate a Siro, che sì, noi sì. salutiamo, che noi salutiamo, un bravo collega, un grazie, bravo collega. Grazie. Allora, anche la mamma sarà brava, no? Anche sì, la mamma sì, sarà sì, brava. Io sono brava in cucina e fare la mamma. Ah, in cucina e fare, fare la mamma. Mamma. Sì, ah, sì. Perfetto, beh, quindi la donna ideale. Due amori c'ho io. Due. E lo devo dire. La cucina? No. No. Prima i miei figli. E poi? L'amore per i miei figli e poi la cucina. E poi la cucina. Ma sì. i figli sono pezzegone. Sono pezzegone. Va bene, allora. Sì. Lei allora, ha già preparato tutto. Sì, sì, ho preparato cosa tutto. Vogliamo, come vogliamo iniziare? Adesso iniziamo, prima di fare, diciamo, di cucinare la pasta, conviene più fare il sughetto. Esatto. Con il tritato, lo spruzzo con il vino, metto questa bella salsetta con tutti gli aromi, benissimo. Con tutti gli odori. E poi faccio le crepe. Guardate, guardate, ha già messo in questo sì. scatolo gli aromi, quindi che cosa c'è? C'è un po' di carota, sì, aglio, cipolla, sedano, basilico. Quindi c'è quel tocco, diciamo, di sapore. Rusticità, di sì, rusticità. Sì, molto, sì, sì. Benissimo. Bisogna assaggiare. Comunque. Iniziamo, possiamo iniziamo. Possiamo iniziare? Allora, come prepariamo? Allora, ecco, prepariamo che io adesso batto queste due uova. Quindi sono due uova. Due uova. Ogni uova vanno bene due cucchiai di farina. Benissimo, benissimo. Per fare le crepe. Ecco qua, è una tradizione anche, sì, da per rompere, anche se per rompere le uova è importante, sì. Io non ci riesco perché faccio andare i gusci dentro, invece la signora ce l'ha fatta senza problemi, quindi sì, battiamo sì. prima le uova. Beh, l'esperienza beh, da è quanti quella. Anni cucina signora? Ma più di 50, non voglio dire. Più di 50 anni, quindi ormai mezzo secolo di esperienza. E non mi chieda l'età. No, mezzo secolo. Non lo voglio dire. Perché se cucina da 50 anni ne ha 51. Ha iniziato da piccola, signora, Benissimo. Allora, signora, lei è foggiana? Sì, sì, sono proprio foggiana. Di genitori foggiani? Genitori foggiani. Sono pochi quelli che sono foggiani di genitori foggiani, vero? Sì, ben, no. Però. Ce ne sono ancora, sì, ce ne sono ancora. Ancora. Però questo non, è un, sì, non sì. è un piatto di tradizione foggiana. Ah no, no, questo qui no, questo assolutamente. Però di parigino in famiglia non c'è nessuno. No, e mia madre praticamente quando lo disse non è che me lo spiegò che cosa è il significato. Però io porto avanti questo nome, che è una cosa importante. Benissimo, benissimo. Sì. Poteva comprare la bechamel fatta in casa la signora, ma no. No, perché? Perché? No, è perché è più genuina, è più fatta nelle mie mani. Cioè, è fatta nelle sue mani. È tutta un'altra storia. È vero, fantastica. Sì, sì, sì. Guardate. E da leccarsi le unghie. Ecco, dobbiamo svelare anche un altro segreto. Sì. Noi qui alla Progen di Lucera abbiamo praticamente tutto, ma la signora ha portato il tegame per le crepe da casa. Sono affezionate le mie cose. Sì, perché bisogna averlo con... Perché? Perché? Cioè, con un altro non ce l'avrebbe fatta? Sì, ce l'ha... No, lo stesso pure. Però, è una cosa che ho sentito proprio col tuo... Mi devo portarla... Questo è proprio amore, dezz'amore. Benissimo. Allora, una è quasi fatta. Sì, già pronta. Ah, ci vuole pochissimo a fare poco. Ecco qua. E l'odore già si sente. Sì. Benissimo, ne facciamo un'altra. Un'altra, sì. Benissimo, allora lasciamo la signora fare le crepe, veloce. Le tagliatelle. Nel frattempo vogliamo buttare la pasta. Sì, questo sì, lo posso fare anche certo. io, tanto ormai. Sì, ormai. Non sono gelosa, no. Vado, no, non è no, gelosa? No, no. Ecco qui, allora. Ecco qui. Ecco, le tagliatelle sono pronte, scolate. Adesso ecco, contiamo tutto con un po' di sugo dentro. Un bel passato di sughetto con il tritato. Benissimo. E mettiamo anche del parmigiano. Sì. Ecco. Eccolo qui. Sì, facciamo con le mani, come se fossimo... Si fa con le mani? Sì.
Benissimo. Quindi non si mischia nel tegamino, si mischia sì, per sentire ancora meglio il parmigiano. È come se uno dovesse mangiare così, invece ecco. No, vanno messi lì dentro. E invece no. Questo è il trucco. Benissimo. Allora. Adesso mettiamo... Questo è un piatto elaborato, ma lei è specializzata anche in piatti più veloci. Sì, so fare tutto. Modestamente, sono bravina. Perché uno non deve dirle queste cose? Appunto. Se uno è bravo, è bravo, no? È bravo. Esatto. Mi sento sicura, capito? Esatto. Poi, naturalmente, noi, su indicazione della signora Silvana, abbiamo già acceso il nostro forno perché alla fine tutto andrà passato al forno. Altrimenti qualsiasi persona avrebbe fatto... La pasta nella crepe, è l'ultimo tocco, il tocco finale, anche per creare una sorta di crosta sopra, no? Ecco. Benissimo. Fa più scena vedere il pentolone grande per tutti i nostri telespettatori, tutti i nostri telespettatori. Ecco qua. Ok. Benissimo. Adesso bisogna avvolgere. Arrotolare o come si dice a Foggia arravogliare si dice a Foggia. Ecco, guardate, non è ancora pronto il piatto perché bisogna ancora passarlo nel forno, ma già così lo mangerei. Sì, può provare. Com'è? Posso venire a casa sua a mangiare? Certo, con piacere. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Possono venire anche gli operatori? Tutti, la casa mia è la casa di Gesù, chi entra non esce più. La casa del buon Gesù. Chi entra non esce più. Ecco, il nostro... Allora, i suoi figli sono sposati? Sì. No, Siro no. Luca, sì. Luca è sposato. Quindi... Siro sta ancora con lei? Sta ancora con me. Perché Siro sta ancora con la mamma. Perché dove la trova? Una moglie... all'altezza della madre, è vero? Imparerò pure la mia nuora. Sì. Anche la nuora avrà la possibilità, però ce ne vorrà. Come si dice in Val d'Aosta, n'ha da mangiare pane tusto, no? Va bene. Allora, ultimo tocco di bechamel. Poi ci vorrà altro sugo sopra? Se uno, diciamo, piace, si può anche mettere, comunque, volendo. Ma ce lo mettiamo, comunque. Ce lo mettiamo? Come vuole lei? Sì, per dare più, diciamo, amalgamato un po' meglio. Benissimo. Sì, ce lo mettiamo, dai. Mettiamolo. Allora, il sugo e il piatto è praticamente pronto da infornare. Sì, tutto pronto. Ecco qua. L'abbiamo fatta. Queste poi dopo, quando saranno sfornate, si mangiano calde o si fanno raffreddare? Calde, necessariamente. Calde sono buonissime. Benissimo. Ecco. Andiamo a infornare? Sì. Formaggio finale. Ecco qua. Parolina magica finale. Cuociti bene. Cuociti bene. Sì, me la sono appena inventata così. Andiamo a infornare. Inforno io, signora, perché sì, il forno prego. Scotta, certo. Ecco qua. Per quanto tempo si inforna? Un 25 minuti. Sì. A tra pochissimo. E inizia il lato comico di questa fase, questa puntata, perché io devo andare a mettere le mani in questo fornone industriale, quindi mi scotterò. La signora è salva, ecco, infatti, è proprio caldissimo. Ah, che bello, ridiamo tutti quanti. Benissimo. Queste crepe alla parigina sono pronte, adesso le andiamo a impiattare. Sì. Signora però si mette il guanto. Sì. Sì, perché non si sa mai. Vediamo il forno. Aspetta, ma voglio prenderla di qua. Benissimo. Qua. Sì. Benissimo. Allora. Oh. Il profumo è spettacolare.
Ecco qua. Benissimo. A posto. Benissimo. Ok, attenzione, attenzione, perché sennò ci scontiamo. Facciamo vedere questo piatto. Le crepe alla parigina della signora Silvana Carrozza sono pronte. Adesso vediamo che sarà. Diamo un filo da torcere, certo, al nostro VIP. I pomodori ce ne sono tanti, ma solo quelli italiani diventano le conserve di Campagna Castellano. Castellano, il sapore autentico del vero pomodoro italiano. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Tanto di cappello, ciao, anzi vero. tanto di capelli. Oh, e veramente condurre una trasmissione con Tonio Sepa per me è un onore, perché da quanto tempo tu sei giornalista, Tonio? Giornalista da almeno 30 anni. Quindi insomma, io mi ricordo di Tonio, non ero piccolo quando Tonio già andava avanti, perché poi Tonio è giovane, però ecco, Tonio è sempre stato una voce inconfondibile, non solo della radio, ma della televisione, un po' di tutto, vero Tonio? Beh sì, diciamo che ce la siamo cavicchiata bene con i mezzi di comunicazione. Oh, tra l'altro il Foggia è Tonio, soprattutto quest'anno, no? Beh, c'è chi dice il Foggia siamo noi, beh, io sono una parte di quei noi. È una buona parte. Quindi oggi vedrete Tonio Sepa come non l'avete mai visto, perché Tonio solitamente lo vedete davanti alla telecamera, ecco, stavolta lo vedete davanti alla telecamera senza la sigaretta, come lo vedete sempre, perché Tonio Sepa è un grande fumatore, perché qui non si può fumare, ma in versione cuoco. Questo, vabbè, poi tu giochi in casa, visto che siamo su Teledauna, ecco, però questo neanche su Teledauna l'avevate mai visto. Veramente non l'avevo mai visto neanch'io, quindi, quindi è un debutto ufficiale per te. È un debutto ufficiale, vediamo che cosa hai comprato. Oh. Allora, io farò una ricetta piuttosto semplice, sì, e soprattutto abbastanza veloce. Benissimo. Dedicata soprattutto a tutti quei maschietti che per motivi di vario genere si trovino a dover cucinarsi in pratica. Vuoi perché la moglie li ha lasciati, vuoi perché la moglie è morta, che qualche vedovo, vuoi perché la moglie è impegnata e lavora, e dunque, esatto, occorre di fare necessità virtù.
e ho deciso di preparare un piatto abbastanza gustoso perché chiude mari e monti, tra virgolette, in quanto mangeremo, se riusciremo ad arrivare alla fine, delle trofiette di pasta fresca con zucchine e gamberi. Oh, non manca il tocco locale della buona rucchetta coltivata in pratica dalle nostre parti. Infatti, ecco, vediamo, innanzitutto, ecco qua, terre e gusti, ricchezze contadine, la rucola è di terre e gusti. Queste sono le trofiette. Queste sono le trofiette di terre e gusti, di pasta terre fresca. Gusti. Questa è la zucchina del nostro orto. E non di terre e gusti, ecco, però... E i famosi pomodori ciliegini, come si suol dire, no? Che ci serviranno per dare colore e sapore di terra e gusti al di terra piatto. E gusti così un po' oggi il testimone all'ufficiale di terra e gusti. Naturalmente non potevano mancare i gamberi sgusciati, ma sarebbe preferibile utilizzare quelli freschi, però siccome il budget a disposizione è piuttosto limitato, esatto, dobbiamo accontentarci di questi, che peraltro comunque sono buonissimi, sono e ben buonissimi. Conservati. Oh, è andato veramente al centesimo, 4,94 euro, Tonio Sepa, fantastico. Le trofie, cipolle bianche, zucchina lunga 1, e poi prodotti del peschereccio, ecco qui. Poi ci sono ovviamente i pomodori ciliegini e il tocco locale della rucola. È un po' inquietante come l'ha presentato, no? Nel senso che lasciato bisogna... moglie morta, un po', diciamo, oggi è sfida di Fornelli Adams. È un piatto dedicato soprattutto a quei maschietti che, insomma, devono purtroppo cucinarsi da soli per motivi vari, tra uno di questi può essere anche la vedovanza, no? Esatto. Diciamo che chi cucinerà in un secondo momento questo piatto si gratterà un po', però cucinerà. No, si gratteranno le mogli piuttosto. Si gratteranno anche le mogli, è vero. Andiamo allora a vedere come andrà, come inizia la preparazione di questo piatto. C'è tutta l'Italia in queste pietanze di Tonio, perché c'è il rosso, il bianco, il verde, c'è anche il rosa. C'è anche un tocco di femminile, che non basta mai. Un tocco di femminile. Allora, hai già sminuzzato le zucchine, l'aglio, come iniziamo? Innanzitutto, allora, abbiamo detto trofiette. Zucchine e gamberi. E gamberi, quindi mare e monti. Mare e monti. Allora, come iniziamo? Qual è il procedimento? Allora, cominciamo a far soffriggere un po' d'olio d'oliva extravergine. Sempre extravergine, sempre di Puglia, ovviamente. Io aggiungerei possibilmente di Carpino. Di Carpino? Sì. Ah, perché più... Perché è una zona che tu conosci bene. Mi invita a nozze. Perché? Perché è quell'olio piccantino. Da allora dobbiamo sempre dire... L'olio di Puglia è tutto buono, ci certo, sono certo. Sapori differenti, per esempio quello del Monti d'Auro è un pochino più dolciastro, un pochino meno aspro come quello comunque del Gargano. Comunque il nostro olio non ha niente da invidiare, sia che sia dei Monti d'Auro, sia certo, che sia del Gargano, certo. Al famoso olio delle Murge o addirittura esatto. agli oli toscani, che spesso imbottigliano l'olio di Carpino e poi vengono esatto, con e tagliano, altri marchi. E tagliano, guardate il giornalista come si vede. E mi è capitato di parlare con gente di Carpino che diceva: sì, noi il nostro olio lo vendiamo a Carapelli. Ma io ho visto delle bottiglie confezionate proprio a Carpino, sì, con l'etichetta Monini. Ah, ecco, quindi ecco, appunto, cioè, l'olio nostro non lo batte nessuno. Era come il discorso del vino, no? Del Nero di Troia, prima lo usavano per tagliare i vini piemontesi, adesso forse si sono resi conto che è il vino buono, quello nostro, insomma, va commercializzato. Ecco qua, va commercializzato come tale. Allora, come facciamo tale. Soffriggere leggermente per imbiondire un po' di aglio. Imbiondiamo l'aglio. Infatti questo, noi ormai lo nominiamo sempre, il peranzana, no? Che è tipico, questo è terra e gusti, è tipico della nostra terra, è proprio tipico della nostra terra. Questo è proprio olificio d'Aries Paolo, via Pertroia, Lucera, quindi è proprio Lucerun. Benissimo. Imbiondiamo l'aglio. Le zucchine. Allora tu, Tonio, per chi cucini? O cucina tua moglie oppure cucini tu ogni tanto? No, io ho una moglie che cucina benissimo. Sì. Come si chiama? Salutiamo. Anna. Tra l'altro, quando ho fatto l'introduzione a proposito, ecco, delle vedovanze, no? C'era anche un pizzico di conflitto di interesse. Perché... Esatto, perché diciamo, qual è l'attività di tua moglie? Mia moglie ha un negozio di fiori e quindi lui ha parlato di vedovanze, quindi... Se per caso dovesse accadere
La malaugurata sventura. Ma anche chi si deve sposare, chi deve fare. Pure infatti mi dovete sposare. Però diciamo dove si trova. Sì, facciamo una pubblicità occulta. No, senza. Di occulto non c'è niente. Palese. Si trova in via Trieste 43. A fondo. Nei pressi della Convi di via Isonzo. Oh, ecco perché l'ha detto. Non per il negozio dei fiori della moglie, perché si trova nei pressi dei Convi di via Isonzo. Perfetto, è giusto, anche perché è un'attività che va avanti da tanti anni. Sì, è dal 93. E quindi, insomma, è anche giusto rimarcare che è una buona attività. Oh, e qualche volta, ecco, lì, quando fa tardi, perché siamo in questo periodo, no, periodo di festività, la gente si fa confezionare i centro tavola, le cose natalizie, quindi io qualche volta dovrò arrangiarmi da solo a casa. Quindi tua moglie dice, Tonio, io oggi faccio tardi. Tonio dice, allora cucino io. E la moglie dice, ok Tonio, faccio orario continuato, torno stasera direttamente. Oh, il tocco di classe. Sì, allunghiamo con un po' di vino bianco che poi lasceremo evaporare. Perfetto. Nel frattempo parliamo un po' di te. Sì. Allora, il tuo esordio giornalistico risale? Allora, il mio esordio in assoluto radiofonico risale al febbraio del 1976. 76, avevo 2 anni. Con Radio Luna, che è stata la prima emittente radiofonica foggiana. Tante persone sono uscite da lì, tanti grandi colleghi. Ricordiamo per esempio Gioacchino Rosarosa, Enzo Mottola, la stessa Cinzia Cicorella, che adesso vive in Francia, vive a Cannes se non sbaglio, a Monte Carlo, e Antonio Toma, Nicola Picucci, non vorrei dimenticare nessuno, Marcello Cavallo, Alfonso Cerrato, grandissimo esperto di musica internazionale, insomma tutti i ragazzi che hanno dato davvero un qualcosa in più in quel periodo alla crescita musicale, proprio a livello di gusti. Quando si poteva fare la radio vera. Ed era radio vera perché in pratica intanto era l'unica. Poi era nata da una costola di Radio Luna Roma, dalla quale poi sono usciti i vari speaker di attuali, no? Amadeus e tanti altri, hanno cominciato da ragazzini proprio con Radio Luna a Roma. Detto questo, Radio Luna costituì una grossa novità per Foggia, al punto tale che trovò impreparati i negozianti che vendevano un'alta fedeltà, perché era la prima radio in modulazione di frequenza. E molta gente chiedeva di acquistare queste radio, alla fine poi i commercianti hanno dovuto approvvigionarsi di quantità enormi. Bellissimo. Di radio a modulazione di frequenza. Dopo Radio Luna? Da Radio Luna, poi grazie a Peppino Nasillo, che è stato un grandissimo commerciante di Foggia, di alta fedeltà, elettrodomestici eccetera, che purtroppo non c'è più da un po' di tempo, e mi volle a tutti i costi a Telefoggia, la prima Telefoggia, quando c'era Bruno Orsini, Peppino Paoletta, insomma i grandi maestri anche del giornalismo foggiano. E da Telefoggia cominciamo anche a lanciare i primi programmi televisivi nostrani. Possiamo dire che proprio Telefoggia del 78 ha avuto il merito di essere la prima televisione in Italia a fare il cruciverba televisivo. Ah, il primo cruciverba, prima della Rai, prima di tutti. Ed era, c'era come sponsor Matteo Latorre, quando aveva ancora il negozio di elettrodomestici in Viale Colombo. Ah, proprio. Sì, ho una foto in cui praticamente c'è questo tabellone con le caselle del cruciverba e con la scritta Matteo Latorre, non Euronix. Bellissimo. Ed è stato un periodo d'oro quello anche per l'emittenza televisiva foggiana, perché da Telefoggia sono nati programmi come Rosa e Mattone, che hanno fatto poi la storia della televisione foggiana. Sono nati anche i grandi cameraman, i grandi operatori che poi hanno fatto grandi carriere alla Rai. Vedi Russo, poi ancora anche di Bitonto e tanti altri, insomma, che Rocco Langone, sono tutti partiti da Telefoggio, e questa è stata una cosa. Nel frattempo, secondo me, Tonio, il sugo è quasi fatto. Possiamo cominciare anche a calare la pasta. Sì, calare la pasta. E invece ci tocca adesso mettere i gamberi. La calo io la pasta. Che sono praticamente la parte prelibata di questo piatto, tutto sommato povero. È salato, è salata l'acqua? Sì, già salata. Sì. Ed ecco qui. Benissimo. Diamo una mano al collega. Beh, un piacere.
piacere veramente nostro, perché ci stiamo divertendo moltissimo in questa puntata. La bravura della signora Silvana e la bravura e la simpatia di Tonio Sepa. Ecco, molte volte voi non vedete, ci vedete più seri, ecco, vedete Tonio quando è dietro la scrivania, quando conduce il telegiornale, non può, certo, ovviamente. È più semplice condurre un telegiornale che cucinare. È vero, è vero. Ecco, Tonio, è cotta la pasta? Senti, dalla mia parte si dice o cotto o crudo o fugana vesti, quindi comunque la caliamo. È giusto. Allora caliamo la pasta, benissimo. E poi nel frattempo, ecco, io do una mano, Lo smonto la cucina. Sì, non smontare la cucina, che ci serve per le prossime puntate. Benissimo. L'odore è veramente invitante. Aspetta che manca il tocco di classe. Ah, vabbè, il tocco di classe, io sono ancora così, grezzo, grezzo. Tu sei il decano. Ecco qua, prego, prego. È da queste parti il tocco di classe? Sì. Facciamo mantecare. Benissimo. Quindi, noi siamo tutti invitati alla redazione di Teletauna per un pranzo a firma di Tonio Sepa. Non firma soltanto gli articoli, i servizi, firma anche i pranzi. Beh, considerando che potrebbe essere anche il primo pranzo del 2014, potrebbe essere un pranzo ben augurale. Benissimo. Allora, adesso il tocco di classe. Eccolo qua. Quella che potrebbe essere definita una verdura povera, il prezzemolo, che però ci va dappertutto. Ci va dappertutto, come dice il proverbio, no? Sembra come il prezzemolo, sta dappertutto, e il prezzemolo non poteva mancare neanche nel nostro piatto. Eccolo qua, è anche un tocco di colore. Sicuramente, ma per colorire ulteriormente il nostro piatto, gli portiamo anche una guarnitura. In questo caso un po' di rughetta locale non guasta. Ed ecco qui. Eccolo qua, impiattiamo. Ecco qua. Ma dopo c'è un altro tocco di classe con un altro po' di rucola? Eh sì. Vieni su, perché? E solo che? Abbiamo abbondato. Abbiamo abbondato. E il resto lo mangeremo noi. Qual è il problema? Ma in effetti pensavo a te quando... Esatto, quindi hai fatto benissimo. Perfetto. Io penso che basti così. Mettiamo un altro poco. Poi un po' gamberetto di gamberetto ci vuole. E poi naturalmente la nostra bandiera, che non è solo pasta, rucola e patate, come abbiamo potuto imparare oggi. Ah, ecco. A mo' di totem, facciamolo vedere questo piatto fantastico di Tonio Sepa. Trenette, zucchine e gamberi. Trofiette. Che trenette, ormai mi ha ubriacato oggi. Sarà fantastico. Forse... Allora, la parola alla giuria. E siamo come sempre alla fase finale di Sfida ai Fornelli. Questo è il buono Spesa che potrebbe vincere il VIP o potrebbe vincere il concorrente. Se vincerà il concorrente, questi 100 euro di buono Spesa potranno essere spesi appunto in uno dei 19 punti di vendita Convi di Foggia e provincia. Chiamiamo i giurati. Oggi il nostro Angelo Pisciotti è beato fra le donne. Ecco, due sentinelle del gusto, ciao Angelo. Ciao Angelo, due sentinelle del gusto, Antonella Zoppo da Foggia e Patrizia Rinaldi da Lucera. Buonasera. Allora, abbiamo queste trofiette ai gamberi e zucchine e abbiamo le crepe alla parigina. Allora, a voi. Allora, iniziamo dalle crepe. Sì, ok. Ma sì. Oh. Allora, sentiamo il primo giudizio. Sono ancora calde e fumanti. Beh, il sapore è delicato, molto. Il sapore è delicato. Sì, sì. C'è un ripieno di tagliatelle. Io non sono arrivata al ripieno, di assaggio. Riassaggiamo. È sempre una scusa buona. Certo. Invece... Allora,
Sì, condivido, il sapore è molto delicato. Carina la soluzione crepe con tagliatella, perché io non l'avevo mai preparata, sinceramente, così. E della carne macinata? O sì, della bolognese? E della carne macinata. E della carne macinata. Perfetto, queste ricette si vedono solo a Sfida ai Fornelli. Angelo! Che esperte sentinella, non ho detto già tutto. Sono sentinelle del gusto, mica pizza e fichi. Io mi limito a dire ottime, perfetto. Sorsetto di vino? Beh, falanghina e falanghina. Benissimo, e poi passiamo, come sempre, ad assaggiare il secondo piatto. Voi non sapete, ovviamente, quale concorrente ha preparato questo, quale concorrente ha preparato quell'altro, quindi tutto è imparziale, tutto è imparziale. Allora, prego. C'è anche il gambero da assaggiare, da abbinare. C'è questo tocco di rucola. Allora, trofiette terre gusti, esatto. Questo è bellissimo, perché come ho fatto a riconoscere trofiette terre gusti? Vabbè, le mangio da un po'. Ho fatto il palato. Ebbene, le sentinelle del gusto servono a questo. E l'abbinamento zucchina e gamberi è uno dei miei preferiti, quindi partito già un attimino avvantaggiato perché è uno dei miei piatti preferiti. Promuovo. Ma devo scegliere? No, adesso già. Vogliamo sapere questo com'è. No, quelli anche sono buoni. Il pesce lo preferisco. Perfetto. Angelo. Ma le crepe erano eccezionali, però le trofiette... Terre gusti. Pur apprezzando molto le crepe alla parigina, il mio giudizio e la preferenza va alle trofie con i gamberi. Allora, abbiamo già un 1-0. Vediamo le altre due sentinelle. La trofia. Il gamberetto. E io la crepe. Allora, 2-1, hanno vinto le trofie. Andiamo a conoscere i concorrenti. Vediamo, allora, secondo voi chi è stato l'autore delle trofie? Delle trofie il signore. Il signore. È più elaborato. È più elaborato, quindi è da donna. C'è la mano della... c'è il tocco femminile lì. Sì, c'è il tocco. Va bene, prego. Allora, Angelo. Allora, ufficialmente ha vinto quindi Tonio Sepa. Allora, prima di Tonio Sepa, prima di proclamare il vincitore, signora. Sì. Ma vabbè, io erano eccezionali. Lo so che sono buonissime, però a volte il palato, il gusto non è che bisogna dire al contrario, insomma. Come diceva Totò, de gustibus non ad libitum sputazellam. No, ma l'importante è che ci siamo divertiti. Io veramente la prima volta che vengo. Io volevo fare i complimenti alla signora, perché l'ho visto, ho seguito tutta la preparazione. Mi piacerebbe tanto saper fare altrettanto. Io ho dovuto fare di necessità virtù, mi sono accontentato di un piatto povero, tra virgolette, soprattutto come realizzazione, anche perché non potevo andare oltre. Sì. Guardate. Complimentarmi e dare il buono. Complimenti. Grazie, sono particolarmente contento perché questo buono spesa andrà in pratica in beneficenza. Io vorrei darlo a Don Antonio Menichella, che è il parroco di San Guglielmo e Pellegrino della chiesa di Foggia, perché lui si dà da fare molto per aiutare chi non ha neanche la possibilità di mettere il pane a tavola, e dunque può essere un piccolo contributo per questa gente. Bellissimo questo gesto. Ecco, noi diciamo sempre, il piatto della signora era eccezionale, anche il piatto di Tonio. Giustamente i palati, ognuno ha il suo gusto, però ha vinto ancora una volta la beneficenza, ha vinto qualcosa di buono che con l'inizio dell'anno fa sempre bene. Grazie a tutti, grazie ad Angelo Pisciotti, padrone di casa, grazie alle nostre sentinelle del gusto, grazie ai nostri concorrenti e buona serata.